Ragazzuoli, UFC 290 è stata una serata difficile da dimenticare per diversi motivi. Robbie Lawler, una leggenda dello sport, uno che ha fatto divertire tutto il mondo delle MMA con la sua determinazione e coraggio, ha combattuto e vinto ieri il suo ultimo incontro nell'ottagono dopo solo 38 secondi. Un combattente incredibile abbandona questo sport, lasciandoci però dei bellissimi ricordi, indelebili. Passiamo poi alla vittoria di Alexander Volkanovski, che dopo 4 minuti e 19 secondi vince il combattimento per KO tecnico contro Rodriguez. È attorno alla vita dell'australiano che viene ben stretta la cintura dei featherweight. Un'altra prestazione alla Alex Volkanovski, che ormai è normale amministrazione. Incredibilmente, nella stessa serata, Dricu du Plessis ha sconfitto Whittaker con un knockout nel secondo round. Con questa magica prestazione contro il rispettabilissimo Whittaker, Plessis sembra in pole per una title shot proprio contro Israel Adesanya. Adesanya, dopo l'incontro, entra nell'ottagono apparentemente alterato dall'utilizzo di alcol e inizia a urlare le peggio ingiurie contro Plessis. Plessis in conferenza lo attacca e dice che un campione dovrebbe dare il buon esempio. Forse riempirà le arene, ma questo non è il modo giusto di farlo, dice Plessis, e poi continua: io le voglio riempire le arene comportandomi come un signore. L'ultima notizia riguardante UFC 290 gira attorno a lui. Già, Moreno non è campione oggi e non lo sarà domani, ma in futuro chissà. Gli strappa la cintura Alexandre Pantoja, che riesce a diventare il campione del mondo dei flyweight dopo una split decision. L'incontro è stato molto equilibrato, come dimostrano le scorecard dei giudici che hanno dato due volte Pantoja vincente con un 48-47. Uno dei giudici ha invece dato l'incontro a Moreno con un 49-46. UFC 290 è stato sicuramente un grande evento organizzato dall'enorme Dana White, che qualche giorno fa ha anche detto qualcosa che potrebbe interessare a molti. Dana White, presidente della UFC, lo ha annunciato sul canale ufficiale della UFC. Per il titolo mondiale dei pesi massimi, Jon Jones, il più grande lottatore di sempre di arti marziali miste, difenderà il titolo contro il più grande heavyweight di sempre, l'ex campione Stipe Miocic. L'evento avverrà sabato 11 novembre alla Mecca, Madison Square Garden in New York City. Questo è il combattimento che voleva Jones e questo è il combattimento che voleva Stipe. È ufficiale, è tutto pronto, dunque ci vediamo lì. Chiude così Dana White, che fomenta i fanatici dello sport che non vedono l'ora di vedere questo incontro. Insomma, un grande combattimento, di quelli che veramente non ci possiamo perdere. E non ce lo possiamo perdere perché Jon Jones lo ha reso chiaro. Questo sarà il suo ultimo combattimento in UFC. Aprite l'agendina rossa e con la penna rossa, signori e signori, scriveteci sopra di non prendere impegni. Sabato 11 novembre guarderemo la storia compiersi. Ma andiamo avanti con le news. Sempre Jones protagonista. Sì, perché proprio Jones si trova faccia a faccia con Israel Adesanya in un casinò a Las Vegas, nel Nevada. I due si guardano negli occhi con sguardi serissimi e poi se la ridono. Segue qualche finto sparring per le telecamere, ma comunque è chiaro il rispetto e la stima che i due serbano l'uno per l'altro. La stima reciproca che c'è tra Jones e Adesanya non è proprio equiparabile a quella che nutre Tyson Fury per il campione dei massimi della UFC. Infatti, Tyson Fury ha risposto sul suo Instagram con una storia nella quale sfotte Jones relativamente allo sparring con Adesanya. Nella sua storia Instagram, Fury scrive: immaginati la quantità di ganci che ti avrei potuto dare. Jones risponde a Fury così: non ho nessun motivo per dubitare delle mie capacità di fronte ad alcun uomo. Dammi qualche mese in un boxing camp e poi vedrai. Penso di riuscire persino a buttarti al tappeto. La tensione tra i due si alza sempre di più, perché come molti di voi sapranno, Fury e Jones stanno cercando di imbastire un incontro una volta che Jones riuscirà a svincolarsi dalla UFC. Tyson Fury, in questo momento re della boxe, sta cercando combattimenti che producano spettacolo e dunque compensi economici stellari. Pare che prima di Jones, però, sulla sua lista di giganti dello sport delle MMA che si è prefissato di abbattere, ci sia Francis Ngannou. Ngannou ha da ormai diverso tempo abbandonato la UFC,
muovendo anche forti proteste contro la compagnia di Dana White e proclamandosi come paladino della giustizia in onore dei diritti dei fighter della UFC. La notizia che reputiamo importante riportare però è che Ariel Helwani, uno dei giornalisti più conosciuti nel settore, ha fatto sapere che i due sono molto vicini ad una soluzione. Dunque, il fight tra questi colossi verrà ufficializzato a breve. Ecco, questo è un chiaro esempio di come NordVPN può essere l'unica soluzione. Purtroppo non sempre riusciamo a vedere grandi combattimenti perché le televisioni e i servizi streaming italiani non hanno acquistato i diritti per mostrare questi eventi. NordVPN è la nostra salvezza. Infatti, grazie a questo servizio possiamo emozionarci, gioire e divertirci nel vedere combattere i nostri fighter preferiti. Tutto questo è possibile in totale comodità, legalità e sicurezza tramite l'utilizzo di uno dei servizi fondamentali offerti da NordVPN che ci permettono di cambiare virtualmente nazione così da non farci perdere nemmeno un evento. Mi raccomando, utilizzate il nostro link in descrizione nei commenti per avere ben 4 mesi gratuiti e dunque sconto esclusivo per noi appassionati di botte. E che dire, grazie NordVPN che è la nostra unica sicurezza per vedere ogni evento di sport da combattimento. Insomma, tenetevi pronti perché i campioni stanno riscaldando le nocche, aspettatevi di tutto e di più. Ovviamente seguite Max Belù, l'italiano più americano del web, e tenetevi aggiornati su Italian Fight Magazine, il più grande canale di MMA che parla italiano.